Spostiamo a Bagnoli, dove c'è Ettore De Lorenzo, perché Città della Scienza fa un altro passo decisivo verso la sua rinascita. Ettore, eccoti. Buongiorno Ettore. Mi senti? Buongiorno, buongiorno a Tirino. Esattamente come dici, domani verrà inaugurata Corporia. Noi siamo nel cuore, lo vedete anche alle nostre spalle, di questo museo interattivo che finalmente riapre. Possiamo dire dopo quattro anni difficilissimi, lo ricorderete, la notte fra il 3 e il 4 marzo del 2013, le fiamme che avvolsero Città della Scienza. Oggi si può dire che Città della Scienza torna a fare quello che ha sempre fatto, cioè divulgazione scientifica. Dopo aver resistito per 4 anni in momenti davvero drammatici, oggi ricomincia una nuova storia, ricomincia qui da Corporia. Poi il 19 ci sarà anche l'inaugurazione del nuovo planetario. Noi ne parleremo con Luigi Amodio, che è il direttore scientifico di Città della Scienza, lo faremo nel prossimo collegamento. Per adesso è tutto, a te la linea, Rino. Allora, dicevamo in apertura, dopo 4 anni dal rogo sta per prendere il via la vera rinascita per Città della Scienza, che torna ad essere un centro di divulgazione scientifica a livello europeo. Si potrà viaggiare nel corpo umano con Corporia, il 19 si inaugura il nuovo planetario, uno tra i più belli d'Europa, ma ricolleghiamoci con Città della Scienza, dove c'è Ettore De Lorenzo. Sì Rino, esattamente come dicevi, noi siamo proprio all'interno di Corporia e insomma è un po' come dicevi tu, siamo all'interno del corpo umano, è un viaggio bellissimo, meraviglioso, un viaggio al quale possono partecipare tutte le scuole, i ragazzi, i bambini, le famiglie. Noi siamo con Luigi Amodio, che sta facendo cosa? Ma sto registrando le pulsazioni del mio cuore con questo exhibit, quindi sento il mio cuore attraverso queste palline con questo tamburo, e questa è solo una delle decine di installazioni interattive che accoglieranno il nostro pubblico da domenica. È un vero e proprio viaggio nel corpo umano, no? Un vero e proprio viaggio nel corpo umano che però non è un viaggio soltanto della conoscenza passiva, ma appunto, come in questo caso, viene attivata un'interattività, e in questo modo i ragazzi, i bambini soprattutto, possono capire toccando con mano come funziona il nostro organismo. Certo, noi abbiamo organizzato questo viaggio in capitoli, ma tendiamo poi a far capire ai nostri visitatori come tutti questi pezzi dell'organismo siano invece legati l'uno all'altro. Abbiamo chiaramente lavorato con la comunità scientifica, abbiamo già decine di migliaia di prenotazioni e appunto per noi è molto importante, perché rappresenta un ritorno sulla scena della comunicazione scientifica dopo 4 anni, come dire, in cui siamo stati un po' acciaccati ma non fermi. Esatto, è proprio questo il punto. Dopo diversi anni, dopo questi 4 anni, insomma sono stati 4 anni di grande sofferenza, però questo è il modo migliore per ricominciare, perché questa è una dei viaggi che probabilmente in Europa non c'è nulla di simile a queste dimensioni. Sì, questo è il primo museo interattivo dedicato al corpo umano a livello europeo. Voglio anche ricordare che è uno dei principali musei scientifici che si apre appunto domani con le autorità in Italia, quindi anche un'occasione importante non solo per i tanti cittadini napoletani, ma anche per tutti i turisti che verranno a Napoli nei prossimi mesi. Quindi credo sì sia un fatto importante per Napoli, per Bagnoli e anche appunto per tutto il nostro paese. Eh sì, ricordiamo che domani ci sarà il presidente del Senato Grasso, ci saranno tante autorità, il presidente della regione, il sindaco di Napoli, insomma è davvero un grande evento per la città. Noi siamo col professor Elio Marciano della Federico II, voi avete un po' curato tutta la parte scientifica, insomma, di questo museo interattivo. Sì, è stata un'esperienza interessantissima, molto bella. Io ho avuto la funzione di coordinare i gruppi di ricerca che hanno trovato un loro coordinamento attraverso idee e progetti. Corporia cosa sarà? Sarà un museo interattivo con funzione didattica sulla divulgazione scientifica, e credo che il ruolo principale, almeno nostro di università, è avvicinare le giovani generazioni alla cultura scientifica. Io la ringrazio, un ruolo importante l'ha avuto anche la Regione Campania, no, direttore?
Certo, la Regione Campania è stato il soggetto che appunto ha creduto in questo museo già da, da parecchi anni. Finalmente appunto abbiamo portato a compimento questa realizzazione e quindi niente, io dico soltanto da domenica tutti i cittadini napoletani veniteci a trovare, saremo molto contenti di accogliervi. Ma non è finita qui, direttore, perché poi il 19 ci sarà anche l'inaugurazione del planetario, che sarà uno dei più grandi e più belli d'Europa, e qui veramente si passa dal piccolissimo all'infinito, all'universo, insomma, no? Davvero la rappresentazione di quello che è la scienza. Sì, dall'infinitamente piccolo del DNA all'infinitamente grande del cosmo. Il 19, come lei diceva, noi apriremo il nuovo planetario 3D, è una grande sala di proiezione, ma anche un luogo per fare scienza e appunto per conoscere il cosmo. I nostri vecchi visitatori erano affezionati al nostro vecchio planetario nel Science Center distrutto, adesso ritroveranno un oggetto molto più bello, molto più grande, molto più tecnologico, che appunto ci accompagnerà in questi viaggi interstellari. E allora noi non possiamo fare altro che invitare tutti a venire qui, ricordando che poi il vero completamento di questa rinascita avverrà probabilmente fra 3 anni, quando ci sarà il nuovo Science Center che sorgerà sulle ceneri del vecchio Science Center. Un invito a tutti a venire, direttore, a venire qui, a tornare a mostrare quella solidarietà che poi è stata fondamentale proprio per consentirvi di rimanere aperti e di non morire nei momenti più difficili, soprattutto nei mesi immediatamente successivi al rogo. Sì, ma anche perché diciamo qui ci si diverte e si apprende divertendosi, quindi tutte queste motivazioni sociali e affettive nei nostri confronti sono importanti, ma vi assicuro che una visita corporea vale la pena. Allora, io ringrazio il direttore Luigi Amodio, ringrazio il professor Marciano. Domani, ripeto, domani sera ci sarà l'inaugurazione di Corporia, il 19 poi quella del Planetario, e da Città della Scienza è tutto. A te la linea, Rino.